comincia quasi a sembrare musica. Ah, faccio pena. No. Ti mancano soltanto i calli sulle vite. Già. Dai, andiamo. È questo? Sì. Ah, cacchio. Provo a indovinare. Perché vuoi rovinarti la sorpresa ora? Chissà. È un dinosauro? Smettila di insistere, non te lo dico. Vediamo. Un elefante? È una cabrio? Non indovinerai. È un cucciolo? Tanti gattini? Cioè una nidiata? Cos'è una nidiata? Un mucchio di gattini. Sta attenta. Tranquillo. Ups. Ah! Ma sei impazzito! Dovresti vedere la tua faccia ora. E se fossi annegata? Perché dovresti annegare? Lavora sull'autostima, piccola. Sì, ridi, vecchietto. Questa me la paghi. Da quella parte. Ti odio. Migliori a vista d'occhio. Ma nuotare non vuol dire agitarsi. Spingere l'acqua con tutto il braccio. Bla bla bla. Esatto, vedo che recepisci. Allì, vieni, guarda. Vedi quel... Visto? Dove? Di là, guarda. Sì. Ho visto. Sì. Sembra... Allora com'è? Rinfrescante. Non è bello essere lanciati in acqua, vero? Beh, in realtà dobbiamo comunque procedere a nuoto. Ti ho fregato e questo ti fa arrabbiare. Sì, questo mi fa parecchio arrabbiare. Muoviti. Ah. Dobbiamo passare sotto. Fai un bel respiro. Sì, nessun problema. Professore di storia delle medie che mi chiede scusa per essere stato un coglione? Come, scusa? Litigavo con un'amica. Diceva che le luci erano terroristi. Finivamo sempre in punizione. Dovresti smettere di arrabbiarti per quello che dicono gli altri. Difficile con gli idioti. Provaci almeno. Un altro bel tuffo. Dove mi stai portando? Nuovo paio di scarpe? Ehi, ma quante ne hai? Non quante vorrei. Vieni. Ok. Al diavolo, ci rinuncio. Era ora. Ma... per caso è un'enorme collezione di fumetti. Anzi no, una collezione di DVD. Sì. E quale delle due? Sì, e basta. O magari di Laserdisc. Ne ho sentito parlare. Porca vacca, Joy.
Eccoci. Mio Dio, è un dinosauro! Niente meno. Joel! Sorpresa? Porca merda! Porca vacca, un dinosauro! Il re delle lucertole tiranne. Che bestione! Che stai facendo? Ellie, attenta! Sto scalando un dinosauro! Sì, lo vedo. Cerca solo di non romperti l'osso del collo. Sono su un cazzo di dinosauro! Ehi, ehi, sei impazzita? Non saltare! Aspetta, scendi, piano. Ah! Ehi, ehi! Hai visto? Sì, ho visto. Sono stata brava? Sei stata brava a non romperti niente. Ah! Questo cos'è? Un libro? È sui dinosauri. Wow. Vabbè. Forte. Vuoi provarlo? No, grazie. Peggio per te. Guarda che artigli! Quello è un velociraptor. In realtà è un di noi, Nico. Sono quasi sicuro che siano velociraptor. Già. O almeno li chiamavano così in quel film che ho visto. Pronto? Sì, mi spiace, ma i dinosauri sono impegnati. Che stai facendo? Oh, un attimo, un dinosauro si è liberato. Joel, è per te. Divertente. Sì, era divertente. Capita? Sei vecchio. Avevo capito, sì. Bene. Compsognatus. Un nome altisonante per questi scriccioli. Sì, attaccavano in branco. C'erano anche loro nel film? E in effetti sì. Ma in un altro. Hanno girato un seguito. Ma deludente. Aveva un cervello grande come una noce. Ma pensa, allora avete qualcosa in comune. Buona. E testa piccola. Joel, guarda. È un dinosauro con il cappello. Si chiama cappellosauro. Triceratopo vuol dire faccia con tre corna. Non deve essere bello quel corno puntato addosso.
Diventerà una moda? Spero non diventi una moda. Ehi, Joel. Ellie. Non provare a toglierlo. Compio gli anni. Decido io. Il Dimetrodon era un predatore alfa. Cos'è un predatore alfa? Un predatore super cazzuto. Oh. Eppure è piccolino. Era riferito a me. Gallimimus significa imitatore di galli. Chi inventa questi nomi? Gli scienziati. Beh, che mi cretini. Il Brachiosaurus mangiava 300 kg di piante al giorno. Immagina la cacca. C'era una scena in cui un personaggio diceva: questa sì che è una bella montagna di merda. Che film è? Possiamo guardarlo? Ho un'idea. Appena torniamo a Jackson, serata al cinema. Velociraptor. Joel, questo è quello di cui parlavi prima? Il Velociraptor? È piccolino. Non puoi mai fidarti dei film. Guarda quanto è grosso questo teschio. Mi ricorda un po' Tommy. Guarda che glielo dico. No, dai. Se lo guardi con la luce giusta, boom, Tommy. Ehi, questo sembra un uccello. Beh, i paleontologi ritenevano che gli uccelli discendessero dai dinosauri. Oh, fermi tutti, è arrivato il professore. Qualcosa l'ho imparato anch'io. Da un film. Andiamo avanti. Beh, se piace a te. Oh sì, a me piace un sacco. Visitavi spesso musei? Sì, Sara li adorava. Non esagero, mi ha trascinato in ogni singolo museo del Texas. Sembra una giraffa. Sì, hai ragione. Ha un suo fascino. Te l'ho detto.
Sapevi che c'era? No, non fa per te. Meglio tornare indietro. Oh, ma smettila. Wow. Joel, conosci i nomi di tutti i pianeti? Mentre volavo, tu mi gettasti su un nuovo pianeta. Ti si è fritto il cervello? Mentre, Mercurio, volavo, Venere, tu, Terra. Ok, ho capito. Bel sistema. Ehi, Joel, indovina qual è stato il primo animale nello spazio. Questa, la so, era una scimmia. No, erano mosche. Nel 1947. Per studiare le radiazioni ad alta quota. E sono sopravvissute. Sei in gamba, ragazzina. Grazie. Sono diventate super mosche? Cosa? No. Quante volte siamo stati sulla Luna? Due? Sei volte. Sei sicura? Sì, sicura. Con me saranno sette. Dimmi un'altra curiosità. La luna ha l'odore della polvere da sparo. In effetti è curioso. No, aspetta, ma... Gli astronauti avranno prelevato dei campioni e poi li avranno annusati, credo. Ok, e ora? Dimmi tu. Interrogami. Vediamo. Il primo uomo nello spazio? Ah, facile. Yuri Gagarin. Gagarin? Sarebbe... Gagarin? Non so come si pronuncia, l'ho solo letto. Comunque, decollò il 12 aprile 1961. Sono senza parole. Quanti libri hai letto sull'argomento? E dai, Joel, non è incredibile? Mi spieghi perché ti piace tanto? Non lo so. Ai tuoi tempi era tutto più facile. Rispetto ad ora, di sicuro. Voglio dire, non serviva andare nello spazio, ma ci avete provato lo stesso. Audace. Audace. Ok, piccola. Ora ho capito. Sì, cazzo. E dov'è il volante? I rover non hanno il volante. Hanno i joystick. Ah. Aspetta. È quello vero? Dato che l'originale è rimasto sulla Luna, direi di no. Aspetta un attimo. Stai andando in orbita. Mi servirà un casco. Oh, certo. Dove ho la testa? Bellissimo. Che odore c'è lì dentro? Di spazio. E polvere. Dopo di te. Occhio alla testa. Wow. Sono questi comandi.
È incredibile, cazzo. Insomma, riesci a immaginare com'è? Buon compleanno, piccola. Che cos'è? Questo è un pezzo di storia, un reperto raro. Prendila. Ora chiudi gli occhi. Ne varrà la pena. Ok. Valsa la pena. E c'è bisogno di chiedermelo. Non sei di che, piccola. Che ne diresti se continuassimo a cercare? Sì. Sulla terra. Sì. Aspetta. Il museo continua là sotto. Non sono mai stato lì dentro. Andiamo. Ok, ma come pensi di arrivare lì giù? Sempre farmi preoccupare. Vieni qui! No! Ehi, di chi è il compleanno? Non te ne approfittare. Voglio un bel tuffo! Non possiamo fermarci! Geronimo! Non male. E
Ehi, dammi una spinta. Non lo so. Ti apro io la porta. Coraggio, non molliamo ora. Forza. Vai. Ok, brutte notizie. Qui la porta è bloccata. Beh, vedi se trovi un altro ingresso. Io faccio il giro all'esterno. Ok, sta attento. Sta attento tu. Dinosauri dappertutto. Dura la vita, eh? Gli serviva un abbraccio. È troppo buio qui. Stupidi animali finti. Ah, merda! Da lì! Sono qui. Che diavolo era? Solo un animale. Ok, muoviamoci. Voglio accendere un falò prima che faccia buio. Forza. Ehi, quanto sono sexy, Uno schianto. L'hai riparata? Si era staccato un filo, l'antenna. Hanno trovato il caos alla scuola. Bene. Questo tizio, Owen, è scomparso.
Magari l'ha preso Tommy. Magari. Lei invece? Ancora niente. Unità Romeo, vi vogliono al sito 2. Ripeto, trasferitevi al sito 2. Confermate. Allora, i numeri sono postazioni. Lo studio TV dove eravamo è il 6. Le comunicazioni arrivano spesso dal 2, credo sia la loro base. È utile. Senti, ieri sera è stato stupido. Già. Vittime rinvenute al 14. Tutte le unità a rapporto. Passo. Missito 13, unità Lima in arrivo. Quante iene? Passo. Nessuna iene. Un intruso, un maschio, è armato. Un intruso passo. Maschio? Tommy, dov'è il 14? Beh, non sono sicura al 100%. Ok, prova. Beh, se questo è il 7, mentre il 12 è questo, qua giù. Penso sia qui, in questo quartiere. Hillcrest. Ok. Tina. Sì. Non va bene. Ehi. Lo troverò, ok? Tu continua a spiarli. Sì, ok. Aspetta. Dammi la mano. È un portafortuna. Non credo alla fortuna. Ma io sì. Ok, Hillcrest. Così il posto è questo? Sì, direi che è questo. Deve essere Tommy. Merda. Thank you.
Resisti, Tommy. L'ordine di controllare il perimetro. Ma attenzione, magari passa di qui. C'è qualcuno. Merda. Su, andiamo. Ok, piccola. Adesso vai. Secondo te quel tipo conosce la ragazza della scuola? Sicuro. Non può essere una coincidenza. Odio questi gruppetti. Le squadre combattono sul campo. Sentito. Vado a dare un'occhiata. Che c'è ora? Che succede lì? Ok, non siamo fuori. Detacciamo la strada. Occhi aperti, ok? Ok, che cazzo era? Deve aver fiutato qualcosa. Senti qualcosa, bello?
Avranno sentito? Negozio di tatuaggi.
essere chiusi qui dentro da anni. Come arrivo a quelle scale? Non si sa mai. Ehi, cos'è stato? Ah, merda. Sei stato tu, Tommy. Thank you.
Niente male. Bel modo di usare i manichini. Vediamo. Ok. Ehi, i cani hanno sentito qualcosa sulla discesa. Deve essere lui. Non può essere. È ancora qui. Ha fatto saltare uno dei camion. Possibile? Certo che è possibile. Dividiamoci! Forse abbiamo più bersagli! Forse non siamo soli. Do un'occhiata. Cos'era? Vedo che succede. Una traccia bella. A che servono tutte queste squadre per un intruso? Per la scuola e lo studio TV. Pensavo fossero ieni. Gli intrusi potrebbero essere loro alleati. Occhi aperti. L'hanno trovato. Interveniamo. Abbiamo degli ordini. Restiamo qui e blocchiamo le vie di fuga. Bene. Dove sei? Forza, rispondi. Andata. Siamo nei guai! Dena! Vedo che succede. Ehi! Al campo! Ashley!
recinzione. Dobbiamo stanarla. Vai, vai, vai. Prendala. Cazzo. Cosa ci fai qui? Come potevo lasciarvi da sole? Jesse. Dov'è Dina? È al sicuro. È solo malata. E che cos'ha? Sta bene. Rivediamoci. È andata di là. Cazzo, sono tanti. Ti fa male la gamba? No, non è niente. I tuoi amici mi hanno attaccato senza neanche avvisare. Dimmi che non eri da solo. Risparmiami la predica. Sei un coglione, lo sai, vero? Sì. Ok. Vedi il furgone? È questo il piano? Dobbiamo andarcene da qui. Ok. Sei pronta? Sì. Ehi, usa la testa. Ok, che cazzo stiamo cercando? Un intruso. Quello a sinistra è mio. Di nuovo, cazzo. Ci servono più guardie sulle mura. Non dirmelo. Proviamo in quella casa? Sì. Ah!
Tutto ok? La grande. Ok, siamo al sicuro. Su, andiamo. Grazie. Di qua. Ok. Dina! Oh mio Dio! Jesse! Ciao, Dina! Stai bene? Sì, mi serve solo una dormita. È meglio entrare. Sì, ok, vieni. Piano. Come hai superato, Maria? Sono un ninja. I guai dei miei amici sono i miei. Sei guarita? È solo un mal di stomaco. Vieni. Mettiti comodo, ok? No. Non devi, davvero. Smettila. Quando sei partito da Jackson? Il giorno dopo di voi, ma in Oregon ho trovato troppa neve. Poi ho fatto tirate da 18 ore per raggiungervi. Ah, sì.